Esercizio 11 sull'irraggiamento termico di Stefan Boltzmann. Una sfera di rame 8 cm di diametro, temperatura meno 13 gradi centigradi, emette 22 calorie di energia al minuto. Quanto vale il coefficiente di emissività E del rame? La formula dell'emissione termica di Stefan Boltzmann è la potenza emessa delta E su delta T, quanta energia viene emessa al secondo. Questa potenza emessa è sigma EST alla quarta, la formula di Stefan Boltzmann, il segno meno non ce lo metto, andrebbe messo perché sappiamo che il calore ceduto è un calore negativo. In questa formula abbiamo tutti i dati tranne l'incognita che è il coefficiente di emissività, quindi con la formula inversa ricaviamo E portando sigma ST alla quarta al denominatore dall'altra parte, quindi la formula è questa, andiamo semplicemente a sostituire i numeri, quindi questo esercizio è facilissimo dal punto di vista concettuale, basta scrivere la formula dell'emissione termica, dell'irraggiamento termico e ricavare con la formula inversa l'incognita E. A questo punto si tratta soltanto di fare i calcoli e le equivalenze. Quindi E uguale, cominciamo dalla potenza emessa, che sarebbe quanta energia viene emessa al minuto, quindi 22 calorie al minuto. Questa è la potenza emessa, 22 calorie al minuto. Poi al denominatore abbiamo la costante di Stefan Boltzmann, abbiamo la superficie della sfera, che si calcola 4π greco r al quadrato, il raggio al quadrato, 4π greco, il raggio è 4 cm perché il diametro era 8 cm, quindi 4 cm al quadrato, 16 cm quadrati, e quindi in totale la superficie della sfera è 64π greco cm quadrati. Poi c'è la temperatura da portare sempre in Kelvin elevata alla quarta. La temperatura era meno 13 gradi centigradi, sommo 273 Kelvin e quindi ottengo 260 Kelvin. Quindi 260 Kelvin tutto alla quarta. Ora vado a fare le equivalenze, altrimenti le unità di misura non si semplificano. Si semplifica Kelvin alla quarta, ma non si semplifica né i metri quadri con i centimetri quadrati, né il minuto con i secondi e nemmeno le calorie con i joule. Cominciamo dall'equivalenza che una caloria sono 4,186 joule, quindi 22 per 4,186 joule va via con joule, eccoli. Poi l'equivalenza 1 minuto uguale 60 secondi, in questo modo secondi va via con secondi che sta qua sotto. Poi ricopiamo la costante di Stefan Boltzmann, 5,67, 10 alla meno 8, lo porto di sopra, diventa il numeratore 10 all'ottava. Poi l'equivalenza dei metri quadrati che diventano 10.000, 10 alla quarta centimetri quadrati. In questo modo centimetri quadrati si semplifica con questi centimetri quadrati. Ora finalmente le unità di misura sono andate via tutte, come è giusto, perché il coefficiente di emissività è un numero senza l'unità di misura, un numero compreso fra 0 e 1, infatti il risultato porterà 0,29. Il calcolo da fare è 22 per 4,186, poi 10 all'ottava, questo 10 alla quarta, se lo porto qui diventa 10 alla meno 4, se lo porto sopra diventa di nuovo 10 alla quarta, quindi 10 all'ottava. 10 all'ottava per 10 alla quarta, 10 alla dodicesima. Al denominatore rimangono solo i numeri 60, 5,67, 64π greco e 260 alla quarta. Eseguendo questi semplici calcoli otteniamo 0,29. In questo esercizio non abbiamo considerato la quantità di energia che ogni minuto la sfera assorbe dall'ambiente esterno. In teoria dovremmo considerare anche quello, ma siccome il testo parlava di energia emessa e basta, allora abbiamo usato la formula soltanto per l'emissione e non quella per l'assorbimento.